C'è un'era del rap italiano che io non ho mai vissuto. Un periodo in cui una caratteristica fondante dell'hip hop era una minuziosa e ossessiva competizione tra i fan sulla conoscenza di artisti semi sconosciuti. Un'attitudine che si traduceva in una inutile gara a chi fosse più backpacker. Sinceramente non rimpiango questa fase che non ho mai vissuto per l'appunto. Credo che saperne di rap non significhi per forza conoscere ogni singolo gruppo underground della New York degli anni 90. Certo è che l'estremo raggiunto oggi non è certamente il migliore dei mondi possibili. Citando Marra, l'ignoranza sventolata come bandiera non credo sia una grandissima soluzione. Diffido infatti di quei rapper che ostentano di non sapere nulla di rap. In fondo credo che l'ignoranza sia qualcosa di assolutamente legittimo, il disinteresse molto meno. Per questo motivo, in questi giorni ho tirato fuori dalla mia libreria 5 titoli che vorrei consigliare al pubblico di esse. Ho scelto libri diversi, di epoche diverse e con approcci tutto sommato diversi. Spero che possano esservi utili per scoprire qualcosa in più su questa musica. Partiamo. Il primo libro che vi consiglio è Rap, una storia, due Americhe, di Cesare Alemanni del 2019. Non credo di essere smentito se dico che si tratta del miglior libro scritto sul genere da un autore italiano. Cesare Alemanni è infatti un giornalista molto serio, nonché un grandissimo conoscitore di hip hop. Rap è un libro davvero accurato e preciso, ma anche super leggibile, un libro che va bene per il fan che vuole approfondire, ma anche per chi è alle prime armi e vuole addentrarsi in qualcosa di nuovo. Come si può facilmente capire dal titolo, questa è una pubblicazione che si concentra sul rap americano e non sulle reinterpretazioni del genere nel resto del mondo. Se dovessi dire la dote migliore di questo libro, direi sicuramente la capacità di fissare con chiarezza alcuni punti cardine della storia dell'hip hop. Infine, nota di merito il capitolo conclusivo del libro, Post Rap. Stati Uniti 2008-2019. Un viaggio tra musica e società per restituire la storia del rap e degli Stati Uniti dell'ultimo decennio. Da Obama a Trump, da My President di Jay-Z a Last di Kendrick Lamar. Nel mezzo la tragedia americana, come direbbe il giornalista Ta-Nehisi Coates. Per il secondo libro ho scelto Rap, una storia italiana, di Paola Zucar del 2017. In questo caso ci spostiamo sulla storia del rap italiano. Non credo che io vi debba presentare Paola Zucar, manager di artisti tra i più importanti in Italia, nonché vera e propria autorità del rap italiano. Non tutti sanno però quanto Paola Zucar sia stata testimone di molti dei passaggi cardine della storia del genere in Italia. Come giornalista di AL negli anni 90, la Zucar ha raccontato l'evoluzione della prima repubblica del rap italiano. Poi, come manager nei 2000, è stata protagonista della rinascita del genere in Italia dalle sue ceneri e lo è tuttora nel momento di sua massima espansione. Insomma, forse nessuno meglio di Paola Zucar poteva raccontare la storia dell'hip hop in Italia. Lo ha fatto attraverso un libro non enciclopedico che racconta in soggettiva cosa abbia significato costruire e poi ricostruire il genere in Italia. Il terzo libro che vi consiglio è del 2015 e si chiama The Rap Yearbook di Shia Serrano con le bellissime illustrazioni di Arturo Torres. In questo caso si parla di un vero e proprio successo editoriale che ha attirato su di sé l'attenzione di tutti gli amanti del genere in giro per il mondo. Il libro si può trovare anche in italiano tradotto da Marta Tripodi. In questo caso siamo di fronte ad un libro più sui brani che sugli artisti, più sulle barre che sulle biografie. Infatti, The Rap Yearbook racconta, ma sarebbe meglio dire decostruisce, un brano per ogni anno della storia dell'hip hop dal 1979 al 2014. Per chi è curioso di capire meglio la sostanza dietro i brani che ci ascoltiamo in cuffia, questo è il libro perfetto. Ah, questo libro è parte di una collana sempre curata da Serrano e Torres. Di questa, per i fan del basket, vi consiglio Basketball and Other Things. Contact High, A Visual History of Hip Hop, è il quarto libro che vi consiglio. Si tratta di una pubblicazione che si trova a metà del guado tra un libro di fotografia e un libro di storia.
è stato curato dalla giornalista Vicky Toback e contiene al suo interno contributi di artisti leggendari come DJ Premier. Contact High è davvero un must da avere nella propria libreria, un libro super interessante per capire meglio il genere e bellissimo, anche solo da sfogliare per scoprire foto inedite e scatti di culto. L'ultimo libro che vi consiglio è Rap Capital, an Atlanta Story del giornalista italo-americano Joe Coscarelli. Coscarelli è la penna che per il New York Times si occupa di rap. Negli ultimi anni ha seguito da vicino l'evoluzione di Atlanta vivendo la città, andando in tour con Lil Baby, facendo amicizia con Coach K, l'eminenza grigia dietro Quality Control, l'etichetta di Atlanta per eccellenza negli ultimi anni. Ecco, da questi e tanti altri incontri nasce questo libro, davvero incredibile. Leggendo Rap Capital si comprende veramente cosa voglia dire scena artistica e perché Atlanta sia la scena artistica più influente del panorama musicale contemporaneo. Ecco, vi ho detto i 5 libri che consiglierei per capire meglio la storia del rap. Sono consigli puramente personali e come tali vanno presi. Spero vi piacciono e vi auguro una buona lettura.